11 reti nella prima uscita ufficiale. Nel fresco di Pizzoferrato, ieri i biancazzurri hanno affrontato la formazione locale militante nel campionato regionale di terza categoria dinanzi ad oltre 700 tifosi giunti dal capoluogo adriatico. Al di là del valore della formazione dell'Alto Sangro, è piaciuto lo spirito con cui Bocchetti e compagni hanno affrontato il primo impegno del nuovo corso. Ingiudicabile la difesa, si è rivisto un Nielsen in buona forma a centrocampo ed un promettente giovane bomber Barbuti, autore di ben 5 delle 11 reti. Dei nuovi in campo solo il portiere Aresti, Sgrugli e Boldor. Bene a centrocampo si sono mossi i giovani Selasi e Mancini. Tanti gli assenti da Vukušić a Sforzini e poi ancora Maniero, Cutolo, Bianchi Arce e gli infortunati Milicevic e Brugman. Nella giornata di oggi sono però attesi a Pizzoferrato Emanuele Pesoli, che si legherà al Pescara per una stagione, e Ciccio Dettori, che dovrà prima risolvere però il contratto con la Calarese per poi firmare con i biancazzurri e iniziare così la sua seconda nuova avventura in riva all'Adriatico. Delle 11 reti messe a segno nel galoppo di ieri a Pizzoferrato, 2 sono state realizzate da Gianluca Caprari, che sogna di rinverdire i fasti del Pescara di Zdenek Zeman. Credo che sia il momento. Dopo forse 4 anni venendo e tornando giù a Roma, quest'anno voglio riuscire a fare un anno intero qui e speriamo di riuscire a farlo bene. Abbiamo forse 8-9 giocatori dello scorso anno e poi tanti giovani. È un gruppo sicuramente giovane, perché lo siamo. Penso che c'è un giusto mix, quindi speriamo di andare fino in fondo e raggrupparci ancora di più.